La direzione investigativa antimafia di Catanzaro ha sequestrato beni, mobili ed immobili per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro, riconducibili a Gerardo Macri, 51enne di Tropea, ritenuto vicino a personaggi di spicco delle cosche mafiose della provincia vibonese. Il Consiglio Provinciale di Cosenza, riunitosi questa mattina, ha approvato a larghissima maggioranza il conto consuntivo 2010. Una conferenza stampa per presentare ai giornalisti e all'opinione pubblica un bilancio sano, con risultati lusinghieri, nonostante i tagli e con una gestione di competenza 2010 positiva, che ammonta a 158.893 euro, mentre il risultato di amministrazione presenta un avanzo di 943.562 euro. È stato presentato nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina presso il campus universitario Salvatore Venuta di Catanzaro il progetto di ricerca finanziato dall'AIRC e dalla Fondazione Carical su strategie preventive, diagnostiche e terapeutiche nei tumori endocrino-dipendenti. Il sindaco Rosario Olivo e l'assessore comunale al turismo Roberto Tallarico hanno presentato stamattina al Palazzo Doria di Catanzaro il portale dedicato ai musei cittadini www.catanzaromusei.it, sito che raccoglie nei dettagli tutte le informazioni dei 14 musei della città.